Dal palcoscenico dell'Ariston, dagli studi della RAI, dai red carpet del cinema internazionale alla sala del Consiglio Comunale. Applauso finale per Vincenzo Mollica, poliedrico giornalista, scrittore, autore, conduttore televisivo, volto simbolo del TG1 che da giovedì sera all'unanimità ha ottenuto la cittadinanza onoraria di Città di Castello. Il massimo consesso cittadino è stato chiamato a votare una proposta di delibera frutto di un dettagliato lavoro preparatorio della Commissione Affari Istituzionali e della sua Presidente, che ha recepito un'indicazione formulata a nome dell'Associazione Amici del Fumetto di Città di Castello dal suo Presidente Gianfranco Bellini. Direi che con grande soddisfazione siamo usciti adesso dal Consiglio Comunale. Abbiamo presenziato, diciamo così, siamo stati coinvolti dall'amministrazione comunale nella decisione di accettare di dare la cittadinanza onoraria a Vincenzo Mollica. Ci sarebbe molto da dire su Vincenzo, avremo occasione di dirlo in occasione della sua venuta a Città di Castello. Certo, siamo contenti perché è un premio anche non solo per Vincenzo, ma anche per l'Associazione Amici del Fumetto di Città di Castello. In questi 20 anni abbiamo portato il nome di Città di Castello in tutta Italia e insieme al nostro nome c'è quello di Vincenzo Mollica, perché fin dall'inizio ci ha supportato e ha pubblicizzato con Dore, Chuck e Gulp la presenza nostra nel panorama fumettistico italiano. Grazie Vincenzo, ci vedremo il 9 e il 10 di settembre all'inaugurazione della mostra e al conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione comunale.